Buongiorno a tutti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento di Quarantena Art. Parliamo quest'oggi di un altro grandissimo artista della nostra pittura italiana, probabilmente nell'area veneta e addirittura il più grande della storia, o comunque quello che ha influenzato maggiormente gli artisti fino al Novecento, e vedremo qualche esempio nel corso della puntata. Sto parlando di Tiziano Vecellio, che ebbe una carriera sfolgorante. Una vita a dir poco lunghissima, perché pensate che l'atto di morte del 1576 parla di 103 anni di età. Ora, probabilmente non è esatta questo numero di anni, insomma, però certamente ebbe una vita davvero molto, molto lunga. La sua nascita si colloca a Pieve di Cadore, quindi nel Bellunese, da una famiglia ricca, importante, insomma, nella zona. Probabilmente è data l'anno di nascita da situare tra il 1480 e l'85, e Tiziano, fin da piccolo, manifesta un talento estremamente precoce. Raccontano i suoi biografi che all'età di circa 10 anni dipinse sulla facciata, della sua casa una Madonna col bambino utilizzando dei colori, pensate, che erano il frutto della spremitura di alcuni fiori e di alcune erbe. Per cui viene mandato insieme ad un parente a Venezia, molto giovane, a studiare, entra nell'orbita dei pittori più grandi della Serenissima in quell'epoca, prima Gentile Bellini e poi suo fratello Giovanni Bellini, che naturalmente, insomma, lo introducono a questa arte di cui poi darà degli esiti straordinari. Si forma poi anche con un altro pittore estremamente importante, anche se piuttosto poco conosciuto, il Giorgione, che probabilmente è lui a iniziare Tiziano verso questa forma, verso questo utilizzo del colore veramente molto peculiare, insomma molto particolare, che anche in questo caso influenzerà moltissimo la pittura veneta. Le sue prime opere sono proprio al fianco di Giorgione. Vi cito rapidamente gli affreschi quasi del tutto scomparsi del Fondaco dei Tedeschi, situato sul Canal Grande, oggi è un emporio di lusso, ma insomma anticamente era un avamposto di mercanti, appunto, tedeschi, di mercanti del nord. E i suoi primi ritratti si differenziano dalla tradizione quattrocentesca, perché come vedete, soprattutto il primo, il cosiddetto ritratto di Ludovico Ariosto, o quello successivo, la cosiddetta Schiavona, che fa riferimento appunto ad una donna proveniente dalla Schiavonia, puntano a superare la divisione tradizionale tra lo spettatore e l'effigiato. Nel 1501 scappa dalla peste che imperversava Venezia, rifugia a Padova, dove dipinge alcuni affreschi nella cosiddetta Scuola del Santo, appunto vicino alla celebre basilica dedicata a Sant'Antonio. Ritornato in città, ormai è un pittore comunque sempre più conosciuto. Pensate che gli artisti della nuova generazione, tra i quali Sebastiano del Piombo e Lorenzo Lotto, pare che abbiano lasciato Venezia proprio per sfuggire alla sua supremazia. Quindi Sebastiano del Piombo va a Roma e lavora con Michelangelo, Lorenzo Lotto a Bergamo, nella Bergamasca, poi nelle Marche, eccetera. E che cosa era apprezzato molto di Tiziano? Sicuramente questo utilizzo del colore, che viene chiamato tonalismo, per cui, come vedete, c'è una graduale stesura tono su tono, il colore quindi viene steso in velature sovrapposte che danno un effetto plastico e un effetto di fusione tra i soggetti raffigurati e l'ambiente circostante. In poche parole, non c'è il contorno, ma è tutto giocato su queste morbidi trapassi, appunto, di toni e di colori. E questo l'aveva certamente imparato da Giorgione. Guardate, per esempio, le prime opere che sono influenzate, appunto, dallo stile giorgionesco, il noto concerto campestre conservato al Louvre, piuttosto che anche la Venere di Dresda, che viene cominciata da Giorgione e continuata appunto da Tiziano. Sono quadri, tra l'altro, piuttosto enigmatici, specialmente all'inizio. In questo carattere enigmatico, anche qui c'è una certa continuità proprio con il suo maestro, con il suo mentore Giorgione, continuità che poi però verrà, diciamo, superata dal grande pittore Cadoleno. Sono molti i mercanti, anche stranieri, che richiedono i ritratti. Abbiamo poi questo famoso
questa famosa creazione di una bellezza femminile che raggiunge esiti eccezionali e che si discosta dalla bellezza quattrocentesca di un Botticelli, per esempio. Quindi una bellezza sicura, serena, a contatto con lo spettatore. Donne quindi che si rivolgono allo spettatore, o comunque anche quando non si rivolgono, Tiziano riesce a infondere loro una bellezza che esalta moltissimo la protagonista, a volte anche con una forte valenza sensuale, la donna allo specchio, la Flora. Vedete anche questa splendida Maddalena di Palazzo Pitti, un misto di purezza e di sensualità, perché generalmente le donne portavano i capelli sciolti solamente nell'ambiente domestico, per cui molte volte questi dipinti sono proprio delle allegorie anche matrimoniali, quindi combinando una duplice sfaccettatura della sposa, sensualità da una parte e verginità, dall'altra. Una tipologia femminile che ritorna ricorrente, qualche fonte ha parlato anche dell'amante di Tiziano, insomma, che sarebbe così riproposta varie volte con lo stesso volto, anche se in realtà non abbiamo evidenze documentarie. Sappiamo che Tiziano rimase giovane e dopo la rimase vedovo, scusatemi, molto presto, e dopo la vedovanza si dedicò praticamente interamente ai suoi figli. E queste donne, queste bellezze femminili, come ad esempio lo straordinario dipinto della Venere allo specchio conservato oggi a Washington, risaltano quello che viene chiamato ancora oggi il rosso Tiziano. Che cos'è il rosso Tiziano? È un colore caldo, ancora oggi ricercato, che evoca un'atmosfera calda, luminosa, che permette di giocare con l'effetto della luce, unendo la luminosità del biondo con una passionalità invece che è data dalle sfumature più rossastre. Ormai Tiziano non ha veramente uguali o rivali in Laguna, è assolutamente veneziano, radicato alla città. Pensate ad esempio che nel 1513 rifiuta un incarico molto prestigioso che proviene dal Papa in persona, Leone X, Medici, che era subentrato a Giulio II, che gli chiede di andare a Roma a lavorare con Raffaello e Michelangelo, quindi pensate sarebbe stata un'opportunità straordinaria, ma Tiziano declina. E come vedremo nel corso della puntata, non è l'unico rifiuto che Tiziano, diciamo, mette in campo nei confronti di papi o imperatori. Si avvicina a circoli di intellettuali come ad esempio Pietro Bembo, abbiamo questo straordinario Amor Sacro, Amor Profano conservato alla Galleria Borghese. Lo stemma sulla fronte del sarcofago ha permesso di legare l'opera alle nozze avvenute nel 1514, nel mese di maggio, tra il veneziano Niccolò Aurelio e Laura Bagarotto. Pensate che questo matrimonio era una sorta di matrimonio che doveva riconciliare degli screzi che c'erano stati in precedenza, perché il papà della sposa, il papà di Laura, quindi era stato condannato a morte proprio mentre Niccolò Aurelio faceva parte appunto del Consiglio dei Dieci, quindi era una sorta quasi di riunione tra le famiglie dopo questo episodio assolutamente diciamo drammatico e insomma che aveva scosso la città di Venezia. Le due fanciulle sembrano gemelle, come vedete sembrano proprio molto simili tra di loro e in questo modo si alluderebbe alle due facce del matrimonio, una legata più alla voluttas, quindi alla sfera privata, e una più alla pudicizia, cioè alla castità, legata alla sfera pubblica e al decoro. La donna seduta è abbigliata come una sposa dell'epoca, con l'abito candido, i guanti, la cintura e la corona di mirto, che era la pianta sacra a Venere, simbolo qui dell'amore coniugale. Sul bordo della fontana c'è un bacile, tipico dei corredi perché utilizzato dopo il parto e quindi un augurio di fertilità, e allo stesso modo la coppia di conigli sullo sfondo, il coniglio è l'animale per eccellenza che simboleggia proprio la fertilità, sarebbe la speranza di una copiosa prole, insomma, in seguito al matrimonio tra i due giovani veneti. Tiziano è sempre più ricco, tra le altre cose, si dedica, e questo ve lo dico come curiosità, al commercio di legna, oltre che alla pittura, tra l'altro avvierà una bottega a livello imprenditoriale come mai nessuno prima di lui nella storia. Abbiamo già avuto pittori imprenditori nel passato, come ad esempio il grandissimo Giotto, ma Tiziano arriva a dei livelli davvero molto molto accentuati di carattere imprenditoriale. Ecco,
utilizza il denaro anche come forma di investimento per intraprendere un commercio di legname tra la sua natia, tra un pieve di Cadore, la zona insomma del Cadore, e Venezia, che utilizzava il legno soprattutto per l'arsenale, per la costruzione delle navi, eccetera. Così famoso, insomma, così splendente della sua, diciamo, ascesa di grande pittore, ormai ufficiale della Serenissima, ecco, vi dicevo, a questa ascesa corrisponde la sua più famosa pala d'altare, dipinta nel 1518 per la chiesa francescana dei Frari. È l'Assunta, un'opera rivoluzionaria, una pala alta quasi 7 metri, situata al centro dell'altare di una grande chiesa gotica, che destò una meraviglia assoluta quando fu inaugurata. Come vedete, Tiziano immagina che nella pala continui questa grande architettura gotica e scardina le regole, diciamo, quattrocentesche o primo cinquecentesche, nell'assoluta libertà con cui si muovono i personaggi. Una libertà, tra l'altro, che riflette l'influenza di Michelangelo attraverso la monumentalità dei personaggi, la gestualità, e certe morbidezze, certe raffinatezze di carattere raffaellesco. Guardate ad esempio il volto della Vergine, in parte in ombra perché è ancora legata alla sfera terrena, in parte in luce proprio perché viene sublimata in questa assunzione appunto al cielo. E gli apostoli, nel loro stupore, nella loro sorpresa, si rivelano di una modernità veramente entusiasmante, insomma. Sono tante poi le famiglie, le ricche famiglie di corti italiane che chiedono a Tiziano dei lavori, gli Este, i Gonzaga, i Della Rovere, di Urbino, che erano subentrati ai Montefeltro, e tra gli Este, appunto, i signori di Ferrara, vi ricordo Alfonso I, che chiede a Tiziano alcune opere per il suo famoso Camerino d'Alabastro. Purtroppo queste opere non si trovano più a Ferrara perché sono state poi vendute. Tanti capolavori di Tiziano, insomma, hanno trovato la via dell'estero proprio perché è stato un grande artista, e quindi quando c'è stato lo smembramento delle collezioni principesche italiane, insomma, molte hanno preso la strada di Dresda, di Parigi, di Londra. E in queste poesie, in queste favole mitologiche, insomma, come Bacco e Arianna, Tiziano rivela la sua assoluta fantasia e mai il suo carattere decisamente autonomo rispetto agli insegnamenti appunto del Giorgione. Una grande amicizia lo lega poi con Jacopo Sansovino, architetto, chiamato a Venezia per il rinnovamento urbanistico di Venezia, e poi anche e soprattutto ha un'amicizia fraterna con Pietro Aretino, il noto letterato, appunto originario di Arezzo, trasferitosi a Venezia, che fa una grandissima propaganda a Tiziano, diventa quasi il suo agente, diremmo noi oggi, lo avvicina all'uomo più potente del mondo in quel momento, cioè a Carlo V d'Asburgo, il celebre imperatore di cui si dice, vi ricordate, che sul suo impero non tramontasse mai il sole. Ebbene, Tiziano inventa alcuni ritratti dell'imperatore che hanno fatto storia, lo vedete qui a cavallo, dopo aver vinto in una battaglia i protestanti, un'opera che richiama dal punto di vista iconografico il Marco Aurelio e le statue equestre romane, ma che dà una, vedete, una luminosità, un colore assolutamente inediti, che saranno ripresi da Rubens, Van Dyck e molti altri pittori nel 500-600 e anche oltre. Per invece Guidobaldo II della Rovere, duca di Urbino, dipinge una delle sue opere più conosciute, che si trova oggi agli Uffizi, la Venere di Urbino, che a differenza della Venere di Giorgione non guarda lo spettatore, perché quella era addormentata, ma guarda verso appunto guarda lo spettatore, insomma, con una carica di sensualità molto accentuata, anche se in realtà la sensualità è stemperata in modo quasi da comunicare che debba essere una sensualità da utilizzare solo in ambito domestico e quindi debba essere circoscritta ad un contesto di fedeltà. Come facciamo a desumere queste ipotesi? Perché, come vedete, la Venere è fiancheggiata da un cane che simboleggia chiaramente da sempre la fedeltà e porta un anello nuziale, per cui è da vedere in ambito anche questo matrimoniale, un po' come abbiamo visto l'amor sacro, l'amor profano, il quale della generazione precedente. E come non poter pensare
diciamo, guardando quest'opera, alle più moderne veneri, chiamiamole così, insomma, che hanno davvero caratterizzato la nostra conoscenza della storia dell'arte. E vado dalla Venere di Velázquez, cito la Maya Desnuda di Goya e soprattutto anche la celeberrima Olimpiade Manet. Ebbene, Manet, artista francese dell'Ottocento, è stato tra coloro che maggiormente sono stati proprio influenzati dal linguaggio del nostro grandissimo Tiziano. Tiziano che poi nella sua carriera così lunga naturalmente conosce dei cambiamenti di linguaggio, insomma vive troppo a lungo per rimanere sempre se stesso. Ci sono quindi delle iniezioni di modernità, se vogliamo, comunque di un linguaggio nuovo che penetrano a Venezia. E mi riferisco agli anni 40 quando visitano la Laguna Francesco Salviati e soprattutto Giorgio Vasari che arrivano da Roma e portano le novità, diciamo, romane. Quindi, le opere di questi anni rivelano una sintesi tra la ricerca accademica e questo ricco cromatismo che non perderà mai, perché una cosa veramente vorrei trasmettervi nuovamente, il fatto che Tiziano si sia caratterizzato sempre per una ricerca esasperata, potremmo dire, del colore, del cromatismo, per cui anche lo stesso Michelangelo andranno a rimproverare in un certo modo, secondo Vasari, Tiziano, proprio per aver, diciamo così, preferito sempre il colorito veneto rispetto al disegno toscano. E ne è un esempio questa famosa incoronazione di spine che oggi si conserva al Louvre, ma che originariamente si trovava nella cappella di Santa Corona della nostra chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano. E nel 1545 finalmente va a Roma, sceglie di fare un viaggio, va da Papa Paolo III Farnese, conosce Michelangelo, vede appunto la nuova arte romana, diciamo in prima persona, non più soltanto attraverso degli altri artisti che la portano in Laguna, e inizia questo rapporto con il Farnese che lo porta a dipingere alcuni capolavori assoluti, tra i quali la Danae, rivestita, come vedete, diciamo sensualmente sdraiata mentre riceve la pioggia d'oro che simboleggia Giove che la sta fecondando appunto con una serie di monete d'oro e ancora i famosi ritratti del Papa, di Papa Paolo III Farnese. Qui troviamo sia il Papa appunto con i suoi nipoti che anche in questo che si trova a Capodimonte, così come quest'altro dipinto che rappresenta sempre il Papa, mentre tiene, vedete, saldamente le mani sul borsino, che guarda con questi occhi assolutamente vividi lo spettatore e in questo modo riesce a ricostruire la personalità così particolare, così complessa di Papa Paolo III Farnese. I quadri del Farnese, le opere scultoree del Farnese, come sapete, poi vennero a confluirsi nelle raccolte napoletane attraverso l'eredità dell'ultima Farnese Elisabetta, che trasmetterà poi al figlio Carlo III di Borbone, appunto, la sua collezione trasferita a Napoli. Tornato a Venezia, Tiziano praticamente abbandonerà, potremmo dire, non dico per sempre, ma comunque sempre di più la committenza cittadina, dedicandosi quasi esclusivamente agli Asburgo. In particolare diventerà il pittore ufficiale del figlio di Carlo V, quel famoso Filippo II d'Asburgo, Filippo II re di Spagna, per il quale dipingerà le celeberrime poesie. Guardate quindi quadri di soggetto mitologico dove, come vedete, la materia sempre di più si sfalda, il colore domina la linea, frantuma i contorni delle figure, il disegno ormai non esiste più, arriveremo poi alle ultime opere in cui Tiziano stenderà addirittura il colore con le sue mani sulla tela, dando degli esiti di modernità straordinaria, anticipando quella che è veramente la pittura ottocentesca. E quindi le ultime opere mitologiche, Cerere Adone, Diane Ateone, Ratto d'Europa, vedete quadri in cui appunto la mitologia ci mostra questi eroi visti in una chiave assolutamente nuova, per cui ormai, vedete, rappresenta, tratte dalle Metamorfosi di Ovidio, rappresentano proprio quella che è
il pessimismo in un certo modo che prevale la sua arte rivisitando quelli che sono i miti classici. Per cui sono, nel caso della Diana Teone, Diana Callisto, sono due storie di due eroi negativi perduti in una metaforica e tragica caccia, soggetti al capriccio della fortuna, distrutti dall'arbitrio degli dèi. E quindi è una riflessione anche questa che facciamo nei confronti, anche se vogliamo, di un cambiamento, diciamo, della sua indole, della sua persona, avvicinandosi poi alla fine della lunga vita. Una fine che vede nell'ultima opera dipinta per quella che sarebbe dovuta essere la sua sepoltura ai frari di Venezia, sepoltura che poi in realtà si concretizzerà soltanto nell'Ottocento, dove vedete il santo appunto inginocchiato davanti a questa pietà rappresenterebbe proprio il Tiziano stesso, ormai molto anziano. Un mese prima della sua morte, avvenuta il 27 agosto 1576, di peste, la stessa malattia, la stessa epidemia, insomma, avrebbe portato via proprio anche il figlio Orazio. Bene, con questa ultima opera di Tiziano, che si caratterizza così come le altre che stanno scorrendo, con una assoluta cambiamento stilistico e formale, si chiude la nostra puntata di oggi. Anche questa è stata, insomma, ho cercato di condensare e fare una scelta delle sue opere che ritenevo un pochino più rappresentative. Per cui, come sempre, vi ringrazio tantissimo dell'attenzione e vi do appuntamento al prossimo episodio di Quarantenata. Arrivederci.